Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Allora, oggi sono qui per parlare di un argomento del quale spesso mi trovo a disquisire, ovvero perché oggigiorno le serie TV ci piacciono così tanto? Perché negli ultimi anni stanno avendo un successo del genere? Io quando ero piccolo mi ricordo sì sitcom e telefilm, ma quello che sta succedendo negli ultimi anni non ha precedenti. Per cui, perché hanno così tanto successo? Proverò a rispondere con questi miei pensieri sparsi che mi sono fatto nel corso degli anni. Allora, innanzitutto, vedere una serie TV secondo me è un po' come leggere un libro. Leggendo un libro avanziamo capitolo per capitolo, così come guardando una serie TV avanziamo episodio per episodio e piano piano il mosaico prende forma. Ci sono livelli di scrittura articolati e complessi e che arrivano a scavare nel profondo dei personaggi, pensiamo ad esempio ai Soprano. E siamo portati a fare collegamenti sia con altri episodi, ma anche con altre serie TV. Seguiamo lo sviluppo della storia dei personaggi e col tempo capita anche che ci affezioniamo a loro. E da qui un aspetto che ritengo fondamentale in una buona serie TV, ovvero la caratterizzazione dei personaggi. Prendete Lost ad esempio, all'epoca fu messo insieme un cast di semi sconosciuti, eppure sono state tutte scelte azzeccatissime, sembravano proprio fatti per quei ruoli, quegli attori. Tant'è che oggi se vedi in TV Jorge Garcia non dici: "Oh, guarda, Jorge Garcia", no, dici: "Early!" La serie TV poi diventa un appuntamento fisso che ci piace, entra a far parte della nostra routine quotidiana. A meno che non stiamo guardando una serie TV già andata in onda e per cui ci spariamo 20 puntate in una notte senza accorgercene. Breaking Bad, eh? Oh, ma sì, dai, diamogli un po' un'occhiata. Sì, dai, carina. Io poi sono figlio di Lost, per cui amo tra una puntata e l'altra provare a prevedere gli sviluppi della storia, soprattutto se parliamo di serie TV con elementi mystery. E questo ti porta anche a parlarne con altre persone. Alla faccia di quelli che dicono che chi guarda le serie TV è asociale. Ed entra per cui in gioco anche il concetto di fruizione di serie TV, che non si conclude con la visione del singolo episodio, anzi quello è solo l'inizio, perché poi siamo portati a esprimere i nostri giudizi, a condividere le nostre teorie su internet, sui forum, sui social network. Nostalgici di Lost, ditemi se non vi ricordate lostdiscovery.com, quando ancora i social network non ci avevano invaso. Comunque, dicevo, la serie TV ti porta a ragionare, a elaborare teorie. È un po' come erano latino e greco al liceo. No, non inutili. Palestre per il cervello. Cazzo, ci fosse stata storia delle serie TV al liceo, avrei avuto la media del 9. Invece di latino e greco avevo appena 7, come somma tra le due materie, eh. Le serie TV sono percorsi che inizi e porti a termine, non come la dieta e l'università. E alla fine credo che ti lascino qualcosa anche, voglio esagerare, a livello culturale. Sono sicuro che non passerà tantissimo tempo da qui a quando analizzeremo con corsi specifici all'università l'evoluzione delle serie TV. È innegabile poi che le serie TV hanno ormai raggiunto una qualità cinematografica. Sempre più prodotti seriali hanno una regia e una fotografia da paura. Pensate a Fargo, ma anche a Boardwalk Empire o The Knick. E poi in tantissimi episodi di tantissime serie TV ci sono i finali musicali, ovvero quelle scene finali con in sottofondo delle canzoni che quando le risenti a distanza di anni, beh, lì sono come un colpo al cuore. Se penso ai finali musicali della prima stagione di Lost, mamma mia, ragazzi, che nostalgia. Ma anche con Romanzo Criminale, ad esempio, io non sono un fan sfegatato di Vasco Rossi, eh. Tuttavia, quando sento Liberi Liberi, non posso non cantarla e ripensare alla scena finale di Romanzo Criminale e non posso non farmi travolgere da una malinconia assurda. Ed è proprio con Romanzo Criminale qualche anno fa e con Gomorra oggi che noi italiani abbiamo finalmente riacquistato un po' di credibilità in campo cinematografico. Certe serie poi le ricolleghi a periodi della tua vita e ricordarle ti porta a ricordare determinati eventi che hai vissuto quando le guardavi. Per esempio, per il finale di Lost, io mi ricordo che mi ero dato malato al tirocinio. Lo so che tiro fuori sempre Lost, ragazzi, però in quanto a serie TV è stato il mio primo amore e il primo amore non si scorda mai. E poi diciamocelo, è bello far scoprire nuove serie ai tuoi amici. Che poi se ti dicono: "Oh, l'ho vista quella serie, eh? Figata, grazie del consiglio", tu ti esalti così, petto in fuori, bah, sì, e vai. Bene ragazzi, questo video era un bel po' che lo volevo fare, sono riuscito a farlo finalmente, per cui questi erano alcuni miei pensieri
sul perché le serie TV oggigiorno hanno un tale successo. Voi siete d'accordo con me oppure no? Se volete, fatemi sapere la vostra opinione con un commento qua sotto. E ragazzi, io come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui su Through the Looking Glass. Ciao a tutti!